Di solito provo a mangiare una baguette e un po' di salsiccia e anche del latte, ma non posso mangiare tutti i giorni. Isabelle non compra mai più di qualche prodotto. Troppi finirebbero nella spazzatura. In più, non avrebbe neanche le forze per portare una spesa pesante a casa. Faccio la spesa tutti i giorni al negozio all'angolo o in piccoli supermercati come questo. Se facessi la spesa settimanale sarebbe troppo pesante per me. Isabella ha solo 27 anni, ma è fragile quanto una donna di 3 volte la sua età. E nonostante sia cronicamente denutrita, ha il terrore di prendere peso. Molti anoressici hanno il terrore assoluto di diventare grassi. Temono che anche con un pasto normale possano prendere chili di troppo, cosa assolutamente falsa. Quindi gli anoressici hanno un rapporto molto difficile e conflittuale con il cibo. La reale causa dell'anoressia rimane ancora un dilemma. Ma Isabella è cresciuta con un appetito nella norma. I suoi disturbi alimentari sono iniziati nel momento in cui la madre si è ammalata. Mia madre soffriva di una grave depressione. Si è rinchiusa in casa e ha rinchiuso anche me dentro con lei. Ho fatto una scuola per corrispondenza e non vedevo mai altri bambini. Quando Isabella, 18 anni, lascia casa, è già nei primi stadi dell'anoressia. Si butta in una carriera dove essere magri è il requisito principale per avere successo. Sfilare. Anche se all'epoca pesa appena 39 kg, ammette che uno stilista di moda le consiglia di mettersi a dieta se vuole continuare a lavorare. Un iter molto comune nell'industria della moda. Le modelle non parlano per paura di perdere il lavoro. Sono spinte verso l'anoressia per poter continuare a lavorare. È orribile. Nel 2006 l'anoressia di Isabelle diventa grave. Pesando appena 24 kg, cade in coma. Ho visto il tunnel della morte. È stato orrendo. Contro ogni previsione sopravvive. Ma la guarigione è dolorosamente lenta. È stato terribile. Dovevo fare tutto seduta su una sedia a rotelle. È stato come essere morta. Una morta vivente.